quando oggi io sento dire che da Zeman, per esempio, che De Rossi non fa bene l'intermedio, io non capisco cosa vuol dire, perché l'intermedio cos'è? Una mezzala, immagino. E Brera 50 anni fa ha superato la distinzione tra mediano, mezzalo, queste cose, chiamandoli centrocampisti. E, ripeto, sembra di scoprire l'acqua calda, di dire la banalità, e in realtà lui era capace, una delle sue strepitose forze era apparentemente banalizzare, ma in realtà fotografare per sempre una situazione o un soggetto. Un'immagine non fisica di Brera, che comunque io ho, diciamo, a tutto tondo, a costo di addolorarlo in modo postumo, andando contro il pater padus, è quella di un Orinoco, o comunque di un fiume di portata molto superiore al Po, che trascina di tutto: libri, tronchi, limo, fiori marci, speranze, e soprattutto direi una serena nostalgia. Gianni Brera è la metonimia, potremmo dire così, o l'antonomasia di Catenaccio, o Gioco all'italiana. Il calcio all'italiana per Brera, a partire dai primi anni 50, si fonda su alcuni assiomi: l'eversione del WM, il mantenimento di quello che chiamerà l'equidistanza fra i reparti, e una specie di sillogismo che porta a agognare di difesa chiusa e contropiede, lo schema universale che, se da un lato non va confuso, come lui difendendosi diceva sempre, con le barricate o con le vulgari ammucchiate, sa esaltare l'agilità delle punte. Cercava di stare a lato del potere il più possibile, cioè a non subirlo direttamente. Questo è quello che posso vedere. Gianni non era un uomo di potere in nessun modo, anzi si era... aveva detto che la sua carriera aveva raggiunto il culmine quando aveva smesso di essere il capo servizio dello Sport al Giorno e aveva fatto solamente il critico, quindi non amava il potere. 30 anni fa, ai mondiali di Spagna, Repubblica aveva Gianni Brera come prima firma, il Corriere della Sera aveva Mario Soldati, Giovanni Arpino era la prima firma del Giornale e Oreste Del Buono era la prima firma della Stampa. Credo che, per carità di patria, sia meglio non andare a vedere cosa c'era agli ultimi mondiali, e quindi è cambiato qualche cosa o molto, forse antropologicamente, se 30 anni fa alla domenica sera ci trovavamo Beppe Viola o Brera e adesso Mazzocchi. Di Brera bisognerebbe anche indagare sul mistero del suo animo, che cosa lo rendeva felice, che cosa gli percorava un attimo di gioia nella vita. Non l'abbiamo mai scoperto, non lo sapremo forse, e forse non lo sapremo mai se è portato il segreto nella tomba. Quasi tutti i piemontesi sono senza genio, esclusi i superbi vini, i cibi e qualche volta Giorgio Bocca.